perché c'è il presidente del Vocale con noi. Buon pomeriggio, presidente, ben trovato. Ciao, ciao, grazie, grazie per la chiamata. Per l'emozione mi sono. Sicuramente. Vabbè. Per la Nutella. Per la Nutella, infatti. Presidente, ecco qua, presidente, a proposito, quando ci libereranno. La ripresa dell'attività sportiva può essere importante per bruciare queste calorie, perché il presidente Cogliandro è molto social e la Nutella non manca mai negli appuntamenti social. Assolutamente no. Ma... è diventato ormai più che un vizio. E allora, senza continuare a fare pubblicità alla Nutella, che tra l'altro non ne ha bisogno, oggi il dibattito, presidente, è molto vivo, perché tra le altre cose sembrerebbe che la ripresa dei campionati sia molto difficile. Allora, da una parte qual è il suo punto di vista, dall'altra come si risolverebbe la questione dei verdetti? Perché prima il direttore Morelli diceva: io potrei essere parte in causa, il Vocale bene o male è tranquillo, insomma, non, sicuramente non sale, credo che neanche scenda, per cui, come dire, c'è più serenità forse nell'approccio. Ma guarda, io ti dico una cosa, almeno questo è quello che ne abbiamo parlato noi, naturalmente tra noi dirigenti della nostra società, che qualora insomma, si risolve sto problema e la Lega ha intenzione di fare giocare, noi ci ritireremo per tanti motivi. Prima di tutto perché nessun genitore degli under mi consegnerebbe i suoi figli per farlo giocare, nessuno. Già ne abbiamo parlato, e nel momento in cui hanno chiuso tutti i campionati giovanili, giustamente anche gli under ne fanno parte, di conseguenza i genitori non hanno questa intenzione, almeno a quello che riguarda il Vocale. Secondariamente non avrei nessun problema a scendere di categoria, vista la situazione che c'è, anche perché credo non sia moralismo quello che sto facendo, credo che sia veramente più importante pensare alla nostra salute anziché chiudere un campionato che secondo me è già finito in sé per sé. Io sono d'accordo con chi mi ha preceduto prima, dicendo che la prima sale e l'ultima scende. Poi se bisogna aprire per forza il campionato, noi gli diamo già una mano d'aiuto dicendo che noi siamo già retrocessi, perché non ci presenteremo. Questo te lo so in anteprima, perché Perentorio, tra l'altro, ne abbiamo discusso appunto questa settimana e sono tutti convinti di questo. Tra l'altro noi ancora abbiamo qui bloccati 6 ragazzi argentini, di cui giustamente ci siamo presi carico. Certo. E in più abbiamo degli arretrati con dei ragazzi che dovremmo assolutamente chiudere per serietà e per impegno preso. Questa è la nostra situazione, parlo del Vocale calcio. Poi naturalmente rispondo tranquillamente alle tue domande, perché il mio pensiero me lo sono fatto e quindi... sono disponibile. Sì. Io avrei un'altra domanda e poi cedo la parola a Mimmo Tuscano, perché il Vocale ha sicuramente uno stretto legame con la città di Melito, ci ha giocato qualche volta il mister, ecco, Melito che è una zona rossa, a un certo punto c'era anche un po' di preoccupazione. Che notizie vi giungono? Perché magari lei, presidente, sente abitanti, cittadini di Melito molto più di me. No, io mi sento spesso un'ora sì e un'ora no con mister Lafage, che mi chiama di continuo, giustamente anche per... Lo salutiamo. Grazie. Per capire com'è il nostro pensiero, la nostra cosa. E lui dice che, ringraziando Dio, in questo momento non ci sono contagi, non ce ne sono da qualche giorno. Però naturalmente resta sempre l'allerta, perché diciamo che Melito è stata una delle zone rosse più colpite del regino, quindi sono lì per lì per stare attenti, insomma. Certo. Per cercare di limitare il più possibile i movimenti. Tra l'altro io ho anche due dipendenti miei che vengono da Melito e quindi ecco, su questo so che c'è molta attenzione, ma che ci siano nuovi casi al momento fortunatamente no, meglio così. Mimmo Tuscano. Presidente, ben trovato. Grande Mimmo, come stai? Diciamo che ci diamo da fare con Emilio a passare i sabato pomeriggio in modo da ricordare quella che è la nostra passione, allo stesso tempo cercare di scambiare 4 chiacchiere con tutti voi altri che facciamo parte
di cui facciamo parte di questo splendido movimento che è il calcio dilettantistico. Ero io che dicevo che se il campionato si deve chiudere, la prima sale e l'ultima retrocede. Questa è la mia idea, penso che sia abbastanza condivisibile. Ma comunque, detto questo, io oltre al Cogliandro presidente di un'importante squadra di calcio dilettantistico, faccio una domanda anche al Cogliandro imprenditore. In questo momento qua di emergenza sanitaria ad altissimi livelli, che inevitabilmente, e qui entra l'imprenditore Cogliandro, dovrà rivedere un modo di intendere l'attività economica, perché sta cambiando, bisogna adeguarsi e cercare di sopravvivere. Quindi, come ci si sta sedendo a tavolino per delineare questa fase 2, anche se gli imprenditori vengono poco ascoltati, bisogna dire la verità, ci si affida di più ai professoroni, io penso che il calcio dilettantistico non è tanto come finisce e come inizia, ma le regole e come bisogna farlo riniziare. Concludo. Questa emergenza ha fatto emergere le difficoltà che è il calcio dilettantistico. Bisogna ripartire con nuove regole. È il caso, presidente, di sedersi a tavolino tutti gli attori, tutti i protagonisti, tutte le categorie del calcio dilettantistico e dire: bene, calcio dilettantistico 2.0, sediamoci e ridisegniamo le regole, perché il vecchio calcio non sarà più possibile farlo. Io, beh, su questo voglio dire, penso che tu hai seguito bene o male le vicende del Vocale, come Emilio, e vi dicendo, noi abbiamo sempre avuto questa politica, perlomeno abbiamo sempre usato questa politica, ma anche per necessità l'abbiamo fatto virtù, perché non siamo una società virtuosa sotto certi punti di vista, quindi viviamo anche di piccoli sponsor, di noi stessi che ci proviamo a poter iniziare e finire un campionato. Quindi per me è sponsor una porta aperta, ma il discorso non è il Vocale, non sarà la Bovalinese come non sarà il Gallio Catone, ma è l'ambizione di chi invece queste regole le può sottoscrivere ma non le rispetterà. Perché chi ha ambizione, giustamente, di arrivare in Serie B, ma tu pensi che si metterà a giocare con dei ragazzi, con tutto il rispetto, che possono percepire 200-300 euro, secondo me questo sarà impossibile. Sta nella buona fede, naturalmente, di chi si mette in gioco per sottoscrivere queste regole a cercare qualcosa di simile, o perlomeno di cercare qualcosa che lasci, ecco, che lasci spazio anche un po' alla tranquillità, perché io non posso ammazzare per andare a trovare degli sponsor in questo momento, dove io personalmente, avendo due aziende, ho lasciato a casa 12 dipendenti. Certo. per il calcio, cioè, credo che sia veramente impossibile. Ben vengono queste iniziative se ci saranno, ma io sinceramente ci credo ben poco, devo essere sincero.